Eugenio fa gesto. Guarda, io vado, eh? Sì. Buonasera, siamo a Caprarola e io sono con il sindaco Eugenio Stelliferi, che stiamo qua anche con Orazio Fernandi, che adesso si avvicina, e c'è anche Giorgio Vitali, che dopo entrerà anche lui in scena con la rivista. Stiamo presentando il libro Arma Letale, ovvero Cambiale Sociale, scritto da Orazio Fernandi con la cooperazione di Giorgio Vitali e anche di altri. Ci sono anche altre persone. Ci sono dei richiami di testi di altri. Ecco. Nella bibliografia c'è di tutto, diciamo, per quello che riguarda l'ambito del monetaristico finanziario. Intanto io passo la parola al sindaco, che ci porta i saluti del comune, e lo ringraziamo anche per averci, diciamo, ospitati nella sala del comune per questa presentazione. Sì, intanto buonasera, benvenuti in quello che non è la sala del comune ma il Palazzo della Cultura. Però comunque è comunale, è una struttura del comune di Caprarola, dove qui prima, fino a qualche tempo fa, insisteva la scuola media. Oggi la scuola è stata trasferita nella vecchia sede della scuola elementare, quindi voglio dire tutte le scuole sono state unificate, e abbiamo liberato questo stabile, che pensate che sono di 1600 metri quadrati, e abbiamo deciso di destinarli totalmente alla cultura, tant'è che in questo spazio c'è una sala video, una sala conferenze dove poter presentare libri al pubblico, piuttosto fare delle produzioni cinematografiche a tema, quindi delle proiezioni con i film con i ragazzi, e poi far seguire un dibattito. Sempre su questo piano abbiamo una biblioteca e una sala multimediale dove poter erogare corsi di inglese piuttosto che di informatica, dall'alfabetizzazione informatica per le persone che, voglio dire, più grandi e che non fanno parte della cosiddetta era digitale, e anche invece per l'acquisizione della patente e CDL per i ragazzi, piuttosto con le pass e le nuove situazioni. Per cui diciamo che il Comune Caprarola, anche un sindaco giovane, è, si può dire, all'altezza dei tempi, non corre presso i tempi. Corriamo presso i tempi, anche perché grazie proprio a un finanziamento europeo siamo riusciti a ottenere delle risorse importanti per mettere a disposizione dei giovani una struttura, all'interno del centro storico, se così lo vogliamo chiamare, dove poter fare tutta una serie di iniziative, tant'è che ad esempio a Piano Terra realizzeremo da qui a un paio di mesi una sala interamente dedicata a loro, una sala proprio di registrazione per le band locali, cioè dove i gruppi musicali possono venire perfettamente insonorizzata a fare le prove sia di registrazione che di canto, e questo è un qualche cosa che è sicuramente interessante. No, ma anche di noi, diciamo, particolare. E poi contemporaneamente abbiamo pensato a due spazi, uno a un centro ricreativo e culturale per i giovani e a un centro culturale e ricreativo per i meno giovani, perché pensiamo che l'integrazione tra il giovane e il meno giovane sia, come dire, il futuro, cioè i giovani devono acquisire quella che è l'esperienza del meno giovane, però sicuramente il giovane può trasferire al meno giovane un entusiasmo per andare avanti, che è segno appunto della gioventù. Quindi questa struttura verrà messa a disposizione di chi ne fa richiesta, giustamente, sia per i giovani che per i meno giovani, ma soprattutto per far sì che la cultura possa in un certo senso affiancarci in tutto quello che sarà il nostro cammino, perché soltanto avere coscienza e memoria di ciò che è successo nel passato ci mette nelle condizioni sicuramente di programmare e proiettarci al futuro per avere sempre un futuro più sereno, più tranquillo, al passo con i tempi. Grazie mille. Grazie a voi, quindi grazie per questa presentazione che fate qui a Caprarola, siete benvenuti e vi auguro quindi un buon lavoro. Un omaggio. Oh, questo mi fa molto piacere. Spero che le possa avere una prospettiva diversa sulla, diciamo, moneta e tutto il corollario che ne intanto consegue. Mi fa piacere, questa adesso la faremo catalogare e la inseriremo nella biblioteca comunale. Grazie. Che è la sala qui a fianco. Poi anche, diciamo, a disposizione di tutte le cittadinanze che lo possono consultare. Grazie, grazie, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie, grazie a lei. Grazie. E adesso presente, intanto io prendo la borsa e qualche parte. Intanto adesso aspettando che Orazio arrivi con i suoi documenti da poterci illustrare, fare vedere.
questo è il libro, faccio vedere di nuovo, eccolo, che tu hai i tuoi appunti, tutte le cose. Sì, allora, oggi approfitto del fatto che siamo in un ambiente molto intimo, in tutti i sensi, e do sfogo alla mia verve di lettura. Perché? Perché mi sono portato per presentarlo un dossier di, diciamo, abbastanza corposo, ma che illustra pienamente tutte le motivazioni nel corso della storia, i fatti più eclatanti ovviamente, che ci conducono alla situazione attuale di crollo dell'economia. E il titolo si chiama "Come Venezia orchestrò il più grande disastro finanziario della storia". La peste nera che decimò la popolazione europea alla metà del XIV secolo fu causa ed effetto del più grande tracollo finanziario della storia. Al paragone, la grande depressione degli anni 30 del secolo scorso fu un episodio transitorio e di scarse conseguenze. Allora, con il tracollo delle grandi case bancarie fiorentine dei Bardi e Peruzzi, avvenuto nel 1345, si verificò una vera e propria disintegrazione finanziaria. Oggi il rischio è quello di una riedizione dello stesso fenomeno in cui, come si legge nelle cronache dell'epoca, tutto il credito scomparve nello stesso momento. Ecco il perché della necessità di uno strumento come la cambiale sociale. Oggi a prevedere questo rischio è Lyndon LaRouche, l'economista americano la cui analisi sull'inevitabilità del crack, seppur pubblicata negli anni 90, è comunque attualissima. Già nel corso del 1995 abbiamo avuto le prime avvisaglie di questa disintegrazione, con le clamorose bancarotte del Messico, della contea di Orange nel sud della California e delle grandi e prestigiose Merchant Bank inglesi. Oggi, come nel 300, queste bancarotte sono la conseguenza di bolle finanziarie speculative che crescono innaturalmente paralizzando produzione e commercio, cioè l'economia reale. La differenza fondamentale tra il 1345 e il 2015 è che allora non esistevano gli stati nazionali, non c'era un governo potenzialmente in grado di sottoporre il sistema bancario ad una radicale riorganizzazione, salvaguardando al tempo stesso la produzione reale con nuove esclusive emissioni di credito. Mentre questo sarebbe oggi possibile qualora si riuscisse ad esercitare pienamente la sovranità nazionale. Non a caso da decenni, sempre le stesse casate dei banchieri discendenti da quelli di cui qui si parla, stanno attualmente lavorando per lo smantellamento e la distruzione delle istituzioni nazionali e primariamente alla eliminazione degli stati nazionali. Allora, questa via di scampo dello Stato sovrano, che del tutto teoricamente ancora esiste, ma che si potrebbe e dovrebbe ricomporre, non esisteva e di conseguenza la popolazione finì per essere decimata. Si calcola che nel periodo tra il 1300 e il 1450 la popolazione europea si ridusse del 35-50%, mentre quella mondiale del 25%. E poi spiego nel dettaglio. Gli storici sono soliti attribuire questo immane disastro causato dalle banche e dal loro sistema finanziario ad un capro espiatorio, Edoardo III, re d'Inghilterra. Edoardo III si ribellò al sistema finanziario con il quale i banchieri fiorentini stavano conquistando il controllo sul suo paese e a partire dal 1342 sospese i pagamenti ai Bardi e ai Peruzzi. Gli storici di rito liberista dicono che i banchieri fiorentini fecero allora tanto di quel bene semplicemente badando ai fatti propri. I grandi casati usurari, seguendo la propria ingordigia di denaro, costruendo i monopoli finanziari delle proprie casate, svilupparono il commercio e dettero vita all'industria capitalistica, si dice in pacifica concorrenza con altri mercati, per poi espiare i peccatucci dell'usura con generose elemosine agli istituti ecclesiastici da loro gestiti in prima persona. Ma, continua il mito, in questo paradiso terrestre c'era il serpente e c'erano i re, si capisce nel loro ruolo centralizzatore i despoti antesignani del moderno Stato nazionale, spendaccioni, impenitenti, con le loro guerre dispendiosissime e le loro corti festaiole. I monarchi finivano invariabilmente nell'inadempienza, non onoravano quei crediti che i poveri banchieri concedevano loro per quel misto di riverenza e timore che incutono le teste coronate. Fu così che il capitalismo, l'impresa privata allora emergente, finì nella rovina del XIV secolo e che,
questo fu fra i fattori scatenanti della peste nera, con i suoi 30 milioni di morti. La morale attualissima del mito parabola liberista finanziario è che occorre evitare di avere tra i piedi un'autorità centralizzata e forte, perché essa è solo capace di indebitarsi per finanziare le sue smanie espansionistiche, finendo poi per farsi beffe dei suoi laboriosi creditori, poverini creditori. Mentre la realtà è l'esatto contrario, e cioè alle banche in ogni epoca occorre agire senza un contropotere, quali gli stati, che potrebbero opporsi alla realizzazione dei loro sporchi affari. Ma vediamo come davvero si sono svolti i fatti in epoca storica e soprattutto la fondamentale responsabilità ed il significato della protezione accordata agli ebrei dalla Santa Sede nei secoli. Nulla di meglio di un ciclo di leggende ebraico-italiane e ebraico-tedesche nate in merito ad un papa ebraico o ebreo, che si voglia, già nell'alto medioevo, che noi sappiamo invece essere avvenuto metodicamente da sempre, da che esiste il papato, altrimenti sarebbero inspiegabili infinite situazioni avvenute in migliaia di epoche e luoghi, ma tutte inerenti ai due cardini del ragionamento ebraismo-cristianesimo. Nulla può illustrare la sottigliezza e la complessità ambivalenza dei legami secolari ed interpolati tra gli ebrei e la Santa Sede. Una di queste leggende, secondo la versione più antica a noi pervenuta, che è del V secolo, appena dopo l'instaurazione, avvento e consolidamento dell'istituzione del papato e la sua sostituzione ai comandi dell'impero d'Occidente. Il primo vero e formalmente papa in questa dimensione imperiale si chiamava Simon Cefa o Simon Caifa e sarebbe stato nel fondo della sua anima un leale ebreo. Preoccupato dei rapidi progressi del cristianesimo, temendo che questa eresia potesse sedurre il popolo eletto, secondo un'altra versione, perché i cristiani minacciavano di massacrare gli ebrei qualora questi non si fossero uniti a loro, si dichiarò cristiano per poter penetrare nel cuore della setta rivale e quindi stornare il pericolo imminente. Tralasciando secoli bui dove reperire notizie certe e inconfutabili risulta estremamente difficoltoso e pericoloso, saltiamo all'inizio del 1400 e possiamo riportare una lettera dell'arcivescovo di Trani che si lamentava con Giovanni XXII il francese perché gli ebrei perseguitati dalla sua diocesi si erano ridotti di numero e con esso anche i profitti che costui ne traeva e gli inquisitori colpivano pure gli ebrei convertiti. Il Papa su questo e probabilmente altre lamentele sospese per due anni qualunque persecuzione e per focalizzare meglio la reale essenza degli elementi in gioco si deve evidenziare che il motivo del contendere è sempre il denaro e la ricchezza economica, non certamente l'elevazione spirituale e la fede. Vale a questo scopo riportare lo scritto di Jacob Ellis, polemista ebreo provenzale dell'epoca, 1290 circa, che ringraziava il Dio di aver moltiplicato le nostre ricchezze, perciò questo ci dà la possibilità di proteggere la vita dei nostri figli e la nostra, quindi di far fallire i disegni dei nostri persecutori, poverini. La difesa effettuata dagli ebrei per slegare il loro innato amore per i preziosi denaro e la ricchezza è che, essendo perseguitati, l'unico modo per sopravvivere fosse il possesso di denaro con cui incupire e tacitare possibili persecutori. Insomma, come al solito, metodicamente fanno i levantini sostituire gli effetti con la causa, cioè affermare che le periodiche e persistenti persecuzioni erano il frutto di un odio religioso. E per difendersi dai tentativi di conversione forzosa utilizzavano il denaro e ricchezza, mentre in realtà erano sì perseguiti e non perseguitati, in quanto esercitando il mestiere di strozzini erano invisi alla popolazione e perciò periodicamente oggetto di vendette e ritorsioni. Insomma, e comunque, il commercio del denaro diventa per loro l'unico mezzo di sopravvivenza. Ma veniamo ad uno dei punti cardini. Nei padri del Talmud, ai commentari della legge scritta nell'Antico Testamento, e cioè il Deuteronomio 23, versetto 20, potrai percepire un interesse dallo straniero, ma non potrai percepire da tuo fratello. In pratica la legge talmudica, glorificando l'artigianato in sfavore del commercio, giudicava il mestiere di banchiere esclusivo solo dal punto di vista del vantaggio che questa attività avrebbe potuto portare all'affermazione dell'ebraismo sul cristianesimo. Da queste premesse parte l'ascesa del commercio ebraico del denaro. D'altro canto,
nonostante di fatto questa modalità esistenziale degli ebrei, il papato formalizza molto largamente e pragmaticamente un concetto per secoli vigente che poi scaturirà nell'odierna tragica situazione. E con il quinto concilio lateranense del 1516 legittimò l'usura e l'attività bancaria e le licenze, cosiddette licenze, le concessioni, da lungo tempo pratica tenuta dalla Chiesa Cattolica nei confronti dei commercianti, altrimenti detti banchieri, usurai, ebrei. Il concetto doppio giochistico della Chiesa era questo: siccome gli ebrei, essendo la loro esistenza, la loro possibilità di salvezza dell'anima disperata a causa dell'uccisione di Gesù Cristo e dalla fondamentale malafede storica, l'usura è tollerata e codificata, controllata per una motivazione razionale di convenienza, e quindi la Chiesa non avrebbe motivi per vegliare sulle loro anime, perché comunque l'effetto sarebbe lo stesso, sia che gli ebrei siano dediti all'usura o meno. In questo modo le leggi che prescrivono una certa tassazione sulle usure degli ebrei, con questo non canonizzandole né legittimandole, ma ordinandole ed organizzandole entro precisi limiti. Questa ad esempio è un'interpretazione data da Paolo, da Papa Urbano VIII, Maffeo Vincenzo Barberini, che nel 1625 diceva: il permesso di esercitare il prestito contro pegni è dato dal Papa a titolo di tolleranza, e il concetto è: non si dovrebbero concedere autorizzazioni agli ebrei di prestare contro interessi, tuttavia si fa eccezione a favore di alcuni. Non deve quindi essere regola generale e ci si riserva il diritto caso per caso di concedere o rifiutare i permessi. Ragionamento sicuramente di origine bizantina, di inarrivabile perversità, doppiezza, infamità, perversa di assoluta illogicità ed immoralità. Ma questa è la nostra considerazione, per loro è un po' diverso. Gli archivi storici di Todi, Ascoli, Matelica conservano i più antichi contratti dei comuni con gli usurai ebrei romani, risalenti alla fine del XII secolo, parliamo 1190-95. Particolarmente interessante l'accordo del 1297 tra il comune di Ascoli e una ventina di usurai ebrei, sentite questa che è carina, molto carina, ventina di usurai ebrei consorziali di Firenze, Arezzo e Roma, città dove occultamente tuttora agiscono i centri nevralgici dell'usura nazionale, internazionale e di altra natura ovviamente, mediante il versamento di 100 felini l'anno, e si ottenevano il monopolio di esercitare l'usura, questi usurai che abbiamo detto. Ma soprattutto occorre evidenziare massicciamente le caratteristiche che chiariscono pienamente il rapporto intercorrente tra gli usurai cristiani e gli usurai ebrei, perché è un po' diversa la cosa, e la loro localizzazione spaziale e temporale, e cioè i 18 usurai toscani di Firenze e d'Arezzo erano tutti cristiani, i 4 usurai ebrei solo provenienti da Roma, incredibilmente un fatto incredibile, cioè no, come mai vengono tutti da Roma e non ce ne stanno in altre città? Vabbè, primo dubbio: Chiesa e compartecipi, appunto, che attraverso l'infiltrazione degli usurai capillarmente nei territori andava gradualmente indebitando le comunità e da una parte soggiogandoli col terrore della punizione divina, e dove questo non faceva breccia attraverso l'induzione all'indebitamento materialistico e terreno, contrastare il supporto concesso dalla Chiesa agli usurai ebrei a partire dal XII-XIII secolo, i prestatori locali escono dalla irregolarità e dall'anonimato, ufficializzandoli, poi spesso associandosi nell'esercizio dell'usura. Quindi non è che guardavano troppo per il sottile, insomma, quando c'era da mangiare, mangiavano anche assieme. Ma guarda caso, il 13 ottobre 1307 fu ordinato l'arresto di tutti i cavalieri templari che si trovavano in Francia, un'azione dettata da motivi finanziari sempre, non morali, religiosi o di timore di essere scalzato dal trono. Le accuse furono morali. Allora, ma quindi che succede? Il 13 ottobre 1807, quando il papato era non ancora ad Avignone ma comunque in Francia, e sul soglio pontificio c'era un certo infame chiamato Clemente V, questo Clemente V emanò una bolla che si chiamava Vox in Excelso, e appunto fu ordinato l'arresto di tutti i cavalieri templari che facevano molto ombra al potere
in generale in tutta Europa, e si trovavano in Francia, come detto, dettata probabilmente molto sicuramente da motivi finanziari. E a seguire Clemente V convocò il concilio di Vienne, non di Vienna, di Vienne, del 1311, sospese l'ordine, quindi annullò l'ordine, eliminò l'ordine, e con la bulla Vox in Excelsus del 3 aprile del 1312, e le proprietà francesi dell'ordine e le banche dei templari, perché i templari facevano i banchieri, vennero espropriate da Filippo IV. Non dopo però che nel 1311, e così la situazione finanziaria era sistemata, fosse promulgata la bulla ex gravi. Che cosa diceva? Andava a sistemare i tasselli, e quindi che diceva? Che, guarda caso, vieta ai comuni, ma non alla Chiesa, di concedere licenze di concessione, di strozzo, dell'esercizio del prestito alla usura, come si dice in maniera molto politica, ma non agli ebrei. I comuni non potevano sottoscrivere contratti con i finanzieri usurai, però con gli ebrei, con quegli ebrei sì, lo potevano fare. E mentre gli ebrei venivano assi sul rogo in Francia, in Germania, eccetera, in Italia, particolarmente sotto il controllo della Chiesa, questo non avviene. Come pure da sottolineare quello che venne nel 1347-1350, quando nel terrore del castigo divino del flagello della peste, i cristiani usurai, prestatori su pegno, ai quali da sempre la Chiesa aveva chiesto l'infusso dell'orrore della punizione divina, praticamente tutti rimisero i debiti dei loro debitori, cioè tutti gli strozzini di area cristiana in giro per Europa, col terrore di andare a finire all'inferno, perché morivano a grappoli le persone, uno sì e uno no, praticamente hanno chiesto perdono attraverso emolumenti vari alla Chiesa, eccetera, e hanno addirittura rimesso i debiti a tutti i loro debitori, come dice appunto la Chiesa Cattolica, tutte e tre le chiese monoteistiche. Quindi c'è da sperare in un grande cataclisma che si verifichi di nuovo nella storia dell'umanità. Andiamo avanti, che c'è ancora da leggere un bel po'. Allora, rimisero i debiti dei loro debitori. Viceversa, gli strozzini ebrei furono incontaminati da una simile infezione morale, in quanto i loro rabbini mai si sognarono di colpevolizzarli, e meno che mai gli usurai ebrei pensavano benché minimamente di rimettere i debiti del loro debitore. Chissà come, chissà perché, questo smaccato vantaggio dato dalla Chiesa ai capitalisti ebrei? Seconda domanda. A seguito delle vicende derivanti dal capitalismo sociale generato dall'epidemia di peste e alle, questa volta, persecuzioni anti-ebraiche in Germania davvero, gli ebrei superstiti in parte si diressero a Venezia, dove tra le altre più o meno nobili operazioni nel 1366 realizzarono i banchi dei poveri. Da evidenziare che i tassi di interesse su pegno, sempre su pegno, perché allora non è che ti facevano un mutuo o ti davano un fondo, ti davano cioè se gli davi qualcosa anticipatamente poi loro ti davano un po' di denaro, se no niente. E quindi nel 1366 realizzarono i banchi dei poveri. Da evidenziare che i tassi di interesse sul pegno praticati da usurai sia ebrei che cristiani ai poveri oscillava fra il 25 e il 40% all'anno. L'infiltrazione nelle istituzioni pubbliche, le infiltrazioni nelle istituzioni pubbliche avveniva immediatamente dopo essere riusciti ad ottenere la concessione. La prima tappa era la nomina a tesoriere comunale, esattamente la stessa funzione che fanno tutte le banche attuali, a cominciare dalla BCE e Banca Italia, con la complicità delle 20 banche specialiste di aste, comprando i titoli del debito pubblico. Ovviamente lo scambio di favori era sempre vicendevole: l'esercito del comune o del principe difendeva e sosteneva la ragione del banchiere, ed il banchiere finanziava le guerre e le pretese del principe. Insomma, mi sembra giusto, no?
La motivazione ufficiale della Chiesa del sostegno particolare fornito agli ebrei era sempre soltanto la necessità di preservare i cristiani dal peccato dell'usura e che la funzione comunque portava all'alimento alle difficoltà della povera gente. Guarda come sono compassionevoli questi cristiani, questa burocrazia e amministrazione cristiana. Ma le motivazioni reali e concrete della Chiesa erano ben altre. Dalla fine del 1400 l'autorizzazione del Papa era condizio sine qua non e i Papi partecipavano attivamente al contratto che gli usurai ebrei contraevano. Poi spieghiamo come partecipavano. Ma la motivazione ufficiale che dava vantaggio ad entrambe le parti era che, dato che l'anima degli ebrei dei Cidi era comunque irrimediabilmente persa, peccato di usura o meno, erano condannati alla dannazione eterna. Tanto voleva propagandare l'immagine di un atteggiamento benevolo del Papa e dei principi, giustamente erano tolleranti, no? Guarda quanto sono tollerante io che ti faccio pure lo strozzino, no? Pure se per gli altri pietarlo. Vale la pena di focalizzare l'attenzione sugli oppositori e supporters della conquista delle posizioni di ufficialità delle nascenti banche ebraiche. Da una parte gli ordini monastici più integralisti, e la borghesia che era antagonista e avevano da spartire lo stesso malloppo ovviamente, ed incredibilmente alleati i banchieri usurai italiani da un lato e viceversa dall'altra parte il dirigente locale, il potere costituito e soprattutto la curia romana. I vantaggi per questi ultimi del tutto evidenti e reciproci, ancora più indicibili in base alla motivazione di facciata di cui si è detto prima erano alcuni sporchi affari che si erano compiuti in seguito e sempre si sarebbero seguiti successivamente, e cioè l'utilizzo di finanziamenti effettuati apparentemente da usurai ebrei ma pure con capitali cristiane in parte o in toto. Questa tra le altre valide ragioni morali, sociali ed altro era anche